Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, stasera andiamo a commentare la partita appena conclusasi fra Frosinone e Pisa, disputatasi oggi alle ore 14 allo Stirpe di Frosinone. Beh, che dire, primo tempo che tutto sommato, insomma, diciamo, da entrambe le parti c'è stata, diciamo, una sorta di equilibrio, diciamo così. Quando al 21esimo apre le danze Parsec e quindi Frosinone si trova in vantaggio a zero, ma non dura tanto il vantaggio del Frosinone, perché al 23esimo Marconi, dopo un batti ribatti in area del Frosinone, alla fine trova la rete ed è l'1-1. Poi ci sono state altre, al 30esimo Parsec praticamente tira, ma era centrale, gol ripara senza, diciamo, grossi problemi. Poi ci sono stati ancora, cioè, insomma, delle azioni da una parte e dall'altra, ma quella più saliente arriva al 44esimo col poi tacco di Marconi che purtroppo finisce di poco fuori. E diciamo così, il Pisa negli ultimi minuti del primo tempo tiene in mano il pallino, quindi va bene così, ma io metterei in sovrimpressione la formazione. Eccola qua, la formazione che il mister ha messo dentro, 4-3-1-2. Gori, Birindelli, Benedetti, Caracciolo, Beghetto, Marin, De Vitis, Mazzitelli, Gucker, Sibilli, Marconi. Questa è stata la formazione che poi, tutto sommato, a me non mi è neanche dispiaciuta. Quello che non mi è piaciuto è quello che è venuto dopo, i cambi, quelli sicuramente non mi sono piaciuti. Comunque andiamo avanti, le formazioni scendono negli spogliatoi solo 1-1 e quindi posto, rientrano, formazioni rientrano in campo. Diciamo i primi minuti del secondo tempo il Pisa si fa propositivo, al 50esimo un'occasione per Sibilla, al 60esimo si salva Bardi su Cucchia. Io avevo visto un Pisa, insomma, in avanti. E comunque io, prima di andare avanti, vi vorrei far vedere anche una cosa, quello che è stato il tabellino della fine del primo tempo. I tiri sono stati 7 per il Frosinone, 3 per noi, tiri in porta 5-1. Questo, diciamo così, è stato il tabellino, quindi tutto sommato qualcosina in più forse il Frosinone ha fatto. E quindi niente, dicevamo, fino ad arrivare al 63esimo, quando il mister effettua la prima sostituzione, Vido per Sibilli. L'unica cosa che fa Vido al 67esimo, un tiro, uno che è praticamente debole e finisce in mano a Balti. Poi, dopodiché, Vido non si vede più. Poi al 70esimo cosa si fa? Si toglie De Vitis, quindi il regista, per Mastino. E ho detto tutto. Beh, al 75esimo, su calcio piazzato, Capuano segna un tiro non difficile, cioè nel senso, tiro centrale, Gori l'aveva preso, gli scivola, gli passa sotto le gambe, entra in porta. Gori sfortunato in questa occasione, io dico sfortunato perché capita la paperata, no? Può capitare, Gori. Ricordiamoci che chiude lo specchio alla porta vitale, esce, insomma, anche oggi Gori ha fatto il suo, cioè nel senso, e poi capita, ecco, nel senso, io non me la sento di condannare assolutamente, cioè anche perché, insomma, fondamentalmente Gori ci ha salvato la vita in più di un'occasione, quindi capita la paperata, ci può stare, e quindi niente, è andata così e va bene. Il problema qual è? Il problema è che, diciamo così, le punte non riescono a segnare, quindi non riescono a essere incisive. E poi cosa facciamo? All'81esimo giochiamo, vabbè, D'Angelo, non lo so, fa queste ultime sostituzioni, Mazzura a posto di Mazzitelli e Palombi a posto di Mari. Ma io, Mazzura cosa fa in azione? Cioè, parte, vabbè, ci mancano 10 minuti alla fine, e allora se mancano 10 minuti alla fine lascia stare, cioè nel senso, non comunque secondo me tutto opinabile nella seconda frazione con i cambi, secondo me
c'è stato qualche errore, qualcosa che non ha funzionato, secondo me nei cambi non ha funzionato. E soprattutto col discorso Vito Sibilli e soprattutto col discorso De Vitis Martino, sicuramente non ha funzionato, non sono stati i cambi giusti e i ragazzi subentrati non hanno dato la spinta giusta, o comunque la spinta che il mister pensava, ecco, diciamo così. Va bene, un Pisa che comunque, ah, poi sì, giusto, mi dimenticavo, al 90esimo ovviamente Benedetti ci mette il suo calcio di rigore che viene trasformato da Maiello, quindi a quel punto la Saracinesca si chiude e Lombardi era già chiusa prima, perché sul 2-1 un Pisa in diciamo totale anonimo era diventato l'anonimo, no? Perché quando te non hai più il regista giusto e quando te non hai più un trequartista come si deve, o una punta, che Bido Sibilli, insomma, trequartisti, comunque non riesci più, infatti non sei più riuscito a fare niente di niente. Questa è la verità, no? Ecco. Oh. Poi uno può essere anche smentito, per carità di Dio, ma sfido chiunque a dire il contrario, no? Ecco, allora andiamo a vedere Gori, ripeto, riattivo, poi non me la sento, perché cioè, alla fine uno svarione può capitare a tutti, cioè può capitare a tutti, insomma, ecco. Quindi e Brindelli, insomma, abbastanza bravo, perché insomma fa i chilometri, insomma, eccetera eccetera, dal campo, cioè, è rientrato, quindi va bene così. Benedetti non mi è piaciuto assolutamente, è disorientato totalmente da Novakovic, poi alla fine poi si prende anche un giallo pesante, perché e dopodiché procura il rigore, quindi che dire, basta, no? Non da dire altro. Bravo Caracciolo, come al solito. Beghetto fa dei bei cross, Beghetto perché fa dei bei cross, ma alla fine sotto l'aspetto difensivo lascia ancora un po' a desiderare. Marin oggi un po' offuscatello, ma insomma tanta qualità, perché comunque questo ragazzo tanta qualità e nel rincorrere qualunque, insomma chiunque, non qualunque, chiunque è in fase un possesso palla, insomma è stato un po' sovrastato secondo me da Capuano, ma occasione del 2-1, eh. 82esimo entra Palombi al posto suo, io direi NP. E De Vitis bravo, io De Vitis si darei anche un 7 oggi, perché De Vitis, sapete, no? Io butti non ne do, ma quando merita, beh, 7 oggi a De Vitis sicuro. È entrato Mastino al 70esimo, devo dare un voto a Mastino, 4 e mezzo, va, 4 e mezzo già, uff, sarebbe già un regalo, 3 e mezzo, 4 secco. Vabbè, bravo Mazzitelli, è entrato Marsura NP, tanto è inutile. Gucker bravo, insomma bravo Gucker, lasciato spesso magari solo, non è riuscito, certe più volte non è riuscito a appoggiare la palla, insomma. Sibilli bravo, mi è piaciuto Sibilli, sicuramente mi è piaciuto Sibilli, è stato sostituito da Vido, sostituzione morta, quindi Martino e Vido oggi niente da fare. Beh, io mettiamo tabellino di fine gara, tiri totali sono stati 11 per Frosinone, 10 per noi, e tiri in porta 8 per il Frosinone, 3 per noi. Ciò vuol dire che non ci siamo in attacco, niente a fare, oggi non si riusciva a combinare niente, è come quando abbiamo giocato con il Pordenone, insomma, sostanzialmente sì, giochi centrocampo, tre quarti, dopodiché morto, ti fermi, non riesci a concludere, perché questo è il discorso, non si riesce a concludere, sì, tieni palla tutto quanto, non riesci a concludere, sei andato sotto
fatto purtroppo, perché sennò se non entrava la palla, io secondo me la partita finiva 1-1 sicuramente. È un bel pareggio, oggi non ce lo levava nessuno, ma purtroppo non è andata così. È entrata la rete, non si è stato, il Pisa non è stato in grado di riuscire a rimettere in parità la partita. Anzi, poi dopo alla fine, vabbè, ma tanto al 90 a quel punto non... E va bene, niente, io a questo punto andrei a dare uno sguardo alla classifica. La classifica è che purtroppo ci vede, noi se riuscivamo a pareggiare noi saremmo andati a 45, quindi avremmo sorpassato anche la Cremonese e Vicenza, quindi poi Frosinone per chi sarebbe trovato a 42 e saremmo stati, diciamo così. Invece ora ti devi guardare da quelli dietro, perché io ho detto, ripeto e ribadisco che ci vogliono due punti per chiudere due punti, quindi oggi ne prendevi uno e magari col Venezia ti potevi anche al limite permettere di perdere, se proprio. Invece ora col Venezia sei costretto quantomeno a pareggiare per forza, e non sarà una partita facile. Sì, è vero che uno dice vabbè, la gioco in casa, ma non sarà una partita, poi sono tutte partite ravvicinate ora, quindi sta diventando un problema, perché oggi sotto hanno vinto tutti, quindi lo scontro diretto Cosenza-Pescara, Cosenza da vincere 3-0 sul Pescara. Io penso che ormai il Pescara sia andato a questo punto, non credo che abbiano più possibilità di salvezza, ecco, con 3 partite non credo che, quindi diciamo l'Entella è andata, quindi anche il Pescara a ruota, e poi le altre insomma su tutte. Il Brescia ha vinto 3-1 alla Ferrara contro la Spal, e la Regina ha pareggiato, poi la Reggiana ha vinto contro il Pordenone, clamorosa, io pensavo un pareggio, invece la Reggiana, insomma quelle basse in fondo classifica hanno vinto, anche l'Ascoli ha vinto 2-0 contro l'Empoli, insomma, quindi è stato, io pensavo un pareggio, invece vabbè, l'Entella ha perso, l'abbiamo detto, col Vicenza, quindi Venezia ho già vinto 3-1 col Chievo, la devo andare a vedere, perché insomma me la voglio vedere, perché voglio vedere insomma questo Venezia, diciamo così, è veramente, insomma, è veramente forte, sta andando forte e sta spingendo forte, quindi io ho tanta paura, perché insomma alla fine poi ci ritroviamo col Brescia, magari non vorrei trovarmi a prendere due punti alla fine con l'Entella, e magari arriva con l'acqua alla gola con l'Entella, come avevo già detto e ribadito. Vabbè, poi il Lecce ha perso 3-1 con il Cittadella, ma quelle sono cose che a noi ci interessano, diciamo, fino a un certo punto, ecco, insomma, diciamo in casa Pisa noi dobbiamo vedere cosa fa l'Ascoli ora, dobbiamo vedere, perché se oggi pareggiavi non avevi problemi, eri a 45 come ho detto io. Anzi, rimettiamo la classifica, perché rimetto la classifica, no, questa è la formazione, la classifica, eccola qua. Allora, rimettiamo la classifica, ragazzi, ci vede sostanzialmente a 44, come ho detto prima, 43 subito dietro il Frosinone, Pordenone 41, Ascoli 40, e poi Cosenza, Reggiana, Pescara e Entella. Va avanti così la cosa, non si gioca nemmeno play-out, perché l'Ascoli sta tenendo botta, tiene 5 punti di distacco, quindi così stanno le cose, così rimangono le cose. Però non credo, perché noi siamo a 44, ci vogliono due punti per la salvezza piena, per non rischiare patatracca all'ultimo minuto. Ecco, quindi oggi se noi riusciamo a pareggiare, uno chiede, io pareggio, va bene, 44-45, Frosinone sarebbe stato a 41. Così non è stato, siamo riusciti fondamentalmente a far risuscitare Frosinone. Tanto noi così, quando ci si mette di impegno a fare una cosa, ci impegniamo al 99,9% ci riusciamo, quindi anche oggi siamo riusciti a far risuscitare il Frosinone. Vabbè, speriamo di tirar via un pareggio col Venezia e un pareggio col Brescia, che dobbiamo fare a questo punto. Poi abbiamo l'ultima con l'Entella, insomma, ma io speriamo di non fare catastrofi anche martedì.
perché sennò diventa veramente, veramente problematico. Va bene ragazzi, io mi fermo qua, non vado oltre, basta. Allora, se vi è piaciuto questo video, pollice su, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!